il 29 di gennaio del 2011 abbiamo inaugurato in questa città l'anno europeo del volontariato in Sardegna. Io, signor Sindaco, debbo testimoniare oggi, ricorda che avevamo preso l'impegno di essere in questa giornata qua, debbo testimoniare oggi che in tutte le città e i paesi della Sardegna dove abbiamo già realizzato questa iniziativa, oggi siamo alla 16ª, ci hanno ricordato che la città di Nuoro è stata, come dire, veramente generosa nel dare acqua a quelli che sono arrivati in questa città in quel giorno. Aveva piovuto così tanto che non se lo dimentica nessuno, però volevo ricordare che nel Consiglio Comunale di Arbus, mentre un volontario diceva ho preso tanta di quell'acqua in quella giornata, un altro si è alzato a gran voce e ha detto ne valeva la pena. Ieri questa storia si è ripetuta a Porto Torres, dove una signora che è rientrata a casa sua completamente fradicia ha detto ne valeva la pena. Quindi grazie a questa città che ci ha permesso di inaugurare una serie di iniziative che attraverseranno 40 comuni della nostra Sardegna. Oggi siamo arrivati, ripeto, alla 16ª iniziativa e quindi ci avviamo verso la metà, ma alla metà di queste iniziative, esattamente il 5 e 7 agosto, realizzeremo all'Isola della Maddalena una iniziativa internazionale chiamata Il Volontariato Sardo Abbraccia l'Europa. Saranno delegazioni di volontari che provengono dai 27 Stati dell'Unione Europea che verranno qui in Sardegna a portare la loro testimonianza e a condividere con noi l'impegno di solidarietà, di legalità e di giustizia sociale che insieme portiamo avanti, anche se non ci conosciamo, anche se parliamo lingue diverse e apparteniamo a razze diverse. E infine l'iniziativa che concluderà le 40 piazze della solidarietà che svolgeremo il 5 di dicembre a Cagliari, giornata internazionale del volontariato, 5 di dicembre, faremo il raduno di tutti i volontari che abbiamo incontrato in tutte le piazze. E proveremo a capire quali sono state le priorità che i tanti cittadini che stiamo incontrando nelle nostre comunità, che quotidianamente e silenziosamente si spendono per gli altri, quali sono le priorità che vogliono mettere all'attenzione di chi ha la responsabilità della cosa pubblica, in modo che queste priorità trovino la corretta risposta e la corretta collocazione. Siamo accompagnati in questo percorso da alcuni simboli e due li voglio ricordare molto semplicemente. Sono simboli frutto di artisti sardi. Poco fa, nello scenario dell'Aula Magna dell'istituto che abbiamo di fronte, abbiamo ricordato e porteremo sicuramente nel cuore un ragazzo che ha creduto molto nei valori della pace e della giustizia fino al punto da dare la vita per questi valori. Lo abbiamo ricordato con la creatività e con l'arte dei ragazzi che hanno suonato, che hanno realizzato dei filmati, dei video, che li hanno assemblati, che hanno cantato. Noi abbiamo chiesto a Beppi Vigna, che è un fumettista sardo, di rappresentare un messaggio e questo messaggio è rappresentato in tre manifesti che dicono così: fai germogliare la solidarietà, fai sbocciare un sorriso, coltiva un mondo migliore. Sono tre messaggi molto forti di cui i volontari a volte inconsapevolmente sono portatori. Domanda: come si fa a far germogliare la solidarietà, a far sbocciare un sorriso, a coltivare un mondo migliore? Sotto c'è una risposta in questi manifesti che dice così: pianta un seme, scegli di essere un volontario,
è quello scegli di essere un volontario pone l'accento su uno stile di vita piuttosto che su un'attività. Non scegli di fare il volontariato, scegli di essere un volontario, cioè di testimoniare quei valori di cui il volontariato è portatore, in qualunque cosa tu faccia e qualunque sia la tua attività. Il secondo messaggio viene dalla pietra che tra poco inaugureremo e lasceremo in dono a questa città come volontari sardi. È opera di Pinuccio Sciola, scultore di fama internazionale, oggi si trova a Madrid con le sue pietre sonore. Pinuccio ha interpretato la solidarietà, la pace, la legalità, la giustizia sociale attraverso questo germoglio, questa forza che emerge da una pietra. E credo che anche questo sia un forte messaggio: se non si semina non cresce niente, e il messaggio del seme per noi è molto facile. Se vogliamo un mondo migliore occorre che qualcuno metta mano all'aratro e diventi seminatore e che qualcosa lasci, perché diversamente auspicare cose buone senza coltivarle, capite che è operazione assolutamente improba. Siamo qua oggi per fare questo e per dare visibilità alle tante associazioni che operano in questa città. Tra poco faremo anche un gesto molto semplice, le chiameremo ad una e a ciascuna di queste, come lo faremo per la scuola, per le istituzioni, lasceremo in consegna la bandiera dell'anno europeo del volontariato. Non è un momento semplicemente celebrativo. Quello slogan europeo che dice volontari facciamo la differenza ci chiama tutti in causa. Dobbiamo veramente fare la differenza. E noi in più abbiamo aggiunto da sardi e lasciamo un seme. E lasciamo questo seme che è portatore di tutti quei valori che vorremmo davvero si sviluppassero dentro le nostre comunità. Grazie alla città di Nuoro, grazie a tutti i volontari di questa città.